Wow, è come guardarsi allo specchio. Vero? Insomma, la controfigura perfetta. Hai detto che volevi delle lezioni di guida? Allora sali e andiamo. Allora, stiamo girando un nuovo film chiamato Vanguard Force 10. Sì, ho visto i teaser. Mi sono divertito a guidare per le acrobazie sull'ultimo. Il regista vuole che questa volta ognuno di noi esegua personalmente tutte le acrobazie senza controfigure. E dato che l'altra volta sei stato fenomenale, non voglio sfigurare. Devi eseguire tu delle acrobazie. Oh, beh, vediamo cosa riusciamo a fare. Questa è la sbandata controllata? Abbiamo già iniziato a girare. È inutile. Non farò mai colpo su Victor Garcia Hernandez. Né come pilota, né come attore a tutti gli effetti. A dire il vero ho un'idea. Dal momento che, sai, ci somigliamo abbastanza, potremmo non dirlo a nessuno e... Tu ti occupi di guidare e io di recitare? Direi che può funzionare. Non preoccuparti del dialogo, ci penseremo più tardi. Concentrati solo sulla guida. Ok, Mike. Procediamo. Vieni da me dopo lo stop. Ti darò delle pastiglie o qualcosa del genere. Scena 15. Sequenza acrobatica di fuga in discesa. Azione! D'accordo, Victor. E questa è la prima scena del film, vero? Senza introduzioni si va dritti agli inseguimenti in auto? Beh, sei tu il genio. Molto bene, Mike. Sono sull'elicottero e non vedo l'ora di vedere cosa è in grado di fare il nostro pilota. Quello era Mike Steele. Ha la regia degli stunt, mentre Victor Garcia è il regista assoluto. Sembra che se la sia bevuta. Ostacoli in vista. Non l'hai mai fatto prima. Tieni giù il piede e incassa il colpo, ok? Non è la mia prima volta. Ora qui mantieni la traiettoria. Non so cosa ne pensa Victor, ma a me sembra perfetto. Victor è nell'unità aerea. Mi piace avere una visuale da narratore onnisciente. Lo faccio partire. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, amici miei. Il Messico è la nostra tela, l'auto è il nostro pennello e Vanguard Force 10 sarà il nostro capolavoro. Andiamo, andiamo! Gira a sinistra. Gira a sinistra.
Siamo! Stop! Ci ha creduto? Sì, funziona! Bene, Frankie, mantienilo nel fiume e tutto intero, se possibile. Scena 23, Alex il Pazzo. Azione! Questa è l'ultima possibilità per Alex. Senza questo veicolo non saremo in grado di attivare il portale dimensionale. Ci saranno esplosioni e molte cose digitali, ma la verità è nel veicolo, nel modo in cui guidi. Io voglio credere in te! Il terreno qui è accidentato, ma non ti fermare. Dacci dentro! Fantastico! Mi pare di aver già visto quel tipo di guida. E ora il conflitto interiore di Alex Cobalt si manifesta e sfonda l'accampamento della Resistenza! Meraviglioso, Frankie, meraviglioso! Cogli davvero l'essenza del personaggio! Victor è notoriamente difficile da accontentare, ma gli piace come guidi, Frankie. Passiamo alla prossima prova? Scena 25. Qualcuno volò sul nido di Cobalt. Azione! Ora che i rifornimenti sono consegnati, Alex Cobalt deve fuggire, non dagli alieni, ma da una fantasmagoria di paure e dubbi che risale all'infanzia. Non so cosa sia una fantasmagoria, ma ho infilato un V8 da rally nel telaio di quella CCG, quindi mettici il fegato. Barricate e rampe in vista! Tieni alta la velocità! È una curva stretta che porta ad alcuni tornanti. Dove diavolo hai imparato a guidare così, Frank? Victor mi ha assegnato questo. Sta lavorando a qualcosa di nuovo per il finale. Il che è preoccupante. Comunque, dacci dentro, Frankie. Giriamo questa scena. Scena improvvisata, gara in spiaggia, azione!
Ci sono dei rifiuti lungo la spiaggia. Vedi di schivarli. E stai alla larga dalle case, altrimenti c'è chi dovrà rimuoverle digitalmente. Un fotogramma alla volta. Fantastico, giovane! Cioè, Frank, scusa, non so perché ho detto giovane. Penso che Mike sospetti di noi. Come? Assolutamente no. La storia del mal di gola è a prova di bomba. Stop! Bene, porterò il girato a Victor. Aspetta che veda cosa sa fare la sua superstar, cioè star del cinema. Non vuoi ancora parlare, Frankie? Che sorpresa. Andiamo avanti. Scena improvvisata. Ricerca. Azione! Dunque, la ricerca fa parte del flashback nell'atto 3. Proprio non lo capisco, questo copione. Non so come possa funzionare. Comunque, vedi di fare un po' di acrobazie con quell'auto. Non vedo nessuno guidare così da... Resta sul catrame della pista. È dove abbiamo la migliore copertura delle telecamere. Frankie, devi davvero farmi conoscere chi ti ha insegnato a guidare. Penso che stia per scoprirci. Già, non dobbiamo esagerare. Thank you.
Allora, cosa devo dire a Victor su chi c'è davvero al volante? Scherzo, Frankie, sto solo scherzando. Bene, bene, bene. I due grandi criminali colti sul fatto. Non posso credere di non aver riconosciuto subito la tua guida, giovane. Ah, Mike, felice di vederti. Ti piace il manichino creato dal dipartimento artistico? È molto realistico. Risparmiatelo, Frankie. È un'idea geniale. Ma se vuoi tenere Victor all'oscuro, avrai bisogno del mio aiuto. È bello averti a bordo, Mike. Oh, sai parlare? Chi l'avrebbe detto? Sali in macchina, abbiamo un salto impegnativo da fare. Scena 43. Salto vicino al vulcano durante il viaggio nel tempo. Azione! Mike, hai appena detto saltare vicino al vulcano. Andiamo, giovane. Ho visto la cerimonia di apertura. Divora la collina, giovane. Quel veicolo acrobatico è una specialità di Mike Steele. Motore e sospensioni sono personalizzati. Accidenti! È bello avere un vero pilota al volante. Ti ho sentito. Così, ben fatto, Frankie. Fantastico, ben fatto. Questa cosa rimane tra noi due, ok? Non c'è bisogno che Victor lo sappia. Ciao, Frankie. No, non dire niente. Dobbiamo proteggere quel tuo bell'accento macina soldi. Sali in auto, ti spiego cosa fare lungo il tragitto. Scena 68, Dottor Strangeguard. Azione! Occhio alla curva, là davanti! Oh, oh, oh! Cavolo, non sbandare! C'è una curva là davanti! Ah! Da questa parte e non rallentare! Oh, accidenti! Victor è al telefono! Aspetta, giovane! Victor! Signor Steele, la guida di Frankie è eccezionale come sempre, ma come mai? Ho appena intravisto una copia di Frankie che si rilassava nella roulotte con una tazza di tè al limone. Oh, era un manichino. Sì, era un manichino. Devo andare, Victor. Ciao. Io ho sempre un ruolo nei miei film. Per esempio, in quello che abbiamo girato nel Regno Unito, io ero la bestia da inseguimento numero 2. Ah, eri tu in quel mega schianto contro la parete. Mi è piaciuto moltissimo. Molto divertente, capitan protagonista muto. Adesso guida.
fatto! È bello lavorare di nuovo con te, Frankie. Ci siamo quasi. Facciamola finita. Il regista voleva sapere perché non recito le mie battute durante le sequenze acrobatiche. Non preoccuparti, Frankie, ti copro io. Ehi, giovane, che dici? Ci mettiamo all'opera? Certo. Qual è l'acrobazia? Scena 95, fuga in autostrada. Azione! Spiegami tutto. Cosa devo fare? Quindi, fondamentalmente, è una gara. Devo seminare l'auto che insegue. Posso spiegare io, Mike? E quell'accento è perfetto, Frankie. Hai dei talenti nascosti. Questa è una fuga, ovviamente. Il sistema di controllo autoreplicante vuole arrestarti. Ha sequestrato un veicolo da inseguimento. Tu devi sfuggirti. Se può esserti d'aiuto, immagina che il veicolo di inseguimento abbia una serie di battute esilaranti. Forse emerge come la vera star di questo film. Con la tua voce, scommetto. Ben fatto, scommetto che le immagini saranno fantastiche. E anche questa è fatta. Ci resta solamente un'altra sequenza da girare. Ti chiamo quando siamo pronti. Bene, questa è l'ultima acrobazia che dobbiamo riprendere. Dovrebbe essere facile. Cosa mai potrà andare storto? Scena 107, sequenza di acrobazia al telescopio. Azione! Bene, abbiamo altri stuntman nel traffico. Schiva e muoviti a zigzag, quindi raggiungi la destinazione il più velocemente possibile. Ed è qui che riuniamo tutti i pezzi, passato, presente e futuro. Messaggi e temi di tutto il franchise che si uniscono, ma non vengono risolti. Non vengono mai risolti. Non preoccuparti di tutta la faccenda del passato e del presente. Giriamo la scena prima che ci scopra. Metri. Gira subito a sinistra. 300 metri. Gira a destra. 300 metri. Gira a destra.
Tra 400 metri, gira a destra. Stiamo arrivando a destinazione ora. Ci siamo quasi. Ci siamo! Stop! Buona! Le unità delle acrobazie hanno finito con Vanguard Force 10. Ora sta Victor in cabina di montaggio. Non è il tipo di regista che cambia idea o chiede di rigirare o cose del genere. C'è una nuova scena. A quanto pare, dobbiamo approfittare della presenza di un grande evento culturale per collocare la storia nello Zeitgeist. Eh? Zeit cosa? Entra in macchina, ti spiego. Scena 103, qualcosa al festival. Dai gas, giovane! Sfreccia attraverso il festival ed esegui tutti i salti. A quanto pare la sequenza deve passare proprio in mezzo a una gara o qualcosa del genere. E di a Scott Tyler di non sbagliare le sue battute stavolta. Aspetta, introduciamo il festival nel film. E Scott Tyler ha delle battute. Scena 103, qualcosa al festival. Dai gas, giovane! Sfreccia attraverso il festival ed esegui tutti i salti. A quanto pare la sequenza deve passare proprio in mezzo a una gara o qualcosa del genere. E di a Scott Tyler di non sbagliare le sue battute stavolta. Aspetta, introduciamo il festival nel film. E Scott Tyler ha delle battute. Esatto, giovane. Da questa parte. Vai verso la rampa. Fate entrare in scena i piloti. Fate entrare Scott. C'è un altro veicolo in pista, signore e signori! Che cosa sta succedendo? Non me lo sarei mai aspettato! Gli abbiamo lasciato scrivere le sue battute. Ci siamo! Ci sono delle auto che arrivano dall'altra parte. Fa attenzione! Ci è mancato poco. E adesso? È tutto molto improvvisato. Stai andando forte! Ora esci dall'altra parte! Non rallentare! Victor voleva che Frankie guidasse questa. Ecco fatto! Questo deve bastargli, giusto? Eccoti. Allora, mi ha appena telefonato il regista. Vuole un'altra acrobazia. E non un'acrobazia qualsiasi. Vuole che io salti attraverso la baia mentre un aereo cargo mi insegue. E c'è dialogo ovunque, quindi non si può cambiare il pilota. Credo sia ora di confessare tutto a Victor. Aspetta, se non possiamo scambiare i piloti, perché non scambiamo le auto? Con una in attesa nella galleria. Esatto. Mi servono oggetti scenici e un'altra auto per le riprese. Abbiamo un'altra auto?
Sì, so di quella di riserva. Non mi interessa. Portala sul ponte. Scena 117. Ripresa unica. Azione! Io mi occuperò della prima sezione. Tu prenderai il mio posto non appena raggiungerò la galleria. Possiamo farcela, Frankie. Guida tranquillamente. Adesso, Frankie, è ora. Dobbiamo chiudere il ciclo, unire le dimensioni e trasformare questo conflitto in arte. Ho un brutto presentimento. Sì, sì! Mi senti come se ti stessero dilaniando dall'interno. È quasi come se ci fosse un'altra versione di Alex Cobalt che si sforza, che lotta per avere il controllo. Capito? Non preoccuparti, giovane, possiamo tagliare. Azzeriamo tutto e ripartiamo! Scena 117, ripresa unica. Azione! Io mi occuperò della prima sezione. Tu prenderai il mio posto non appena raggiungerò la galleria. Possiamo farcela, Frankie. Guida tranquillamente. Adesso, Frankie, è ora. Dobbiamo chiudere il ciclo, unire le dimensioni e trasformare questo conflitto in arte. Ho un brutto presentimento. Sì, sì! Mi senti come se ti stessero dilaniando dall'interno. È quasi come se ci fosse un'altra versione di Alex Cobalt che si sforza, che lotta per avere il controllo. Capito? Battuta. Non so se... Vai, presto! Non posso guidare e recitare contemporaneamente. L'aereo sta prendendo velocità! Arriva all'aeroporto! Vai, vai, vai! L'auto è un po' difficile da controllare. Questa è tutta la potenza richiesta da Victor, che però non è mai stata sfruttata. Quindi, buon divertimento? Cavolo! Non è niente male! Credo che qui ci serva una battuta. Frankie, puoi improvvisare qualcosa, per favore? Devo tornare nel futuro. Sì, sì, ottimo! Cogli perfettamente il conflitto. A destra e segui l'aereo sopra il salto. Batman ha imparato a parlare, Frankie. Sei senza lavoro. Non male. Voglio dire, ho qualche appunto. Fai quello che ha detto Frankie. Completa il salto, ma non colpire l'aereo. Amo la mia vita. Ce l'abbiamo fatta! Ci siamo davvero riusciti! Sorprendente! Bravi entrambi! Non riuscivo a distinguervi quando guardavo i video! Ottimo lavoro! Guida strepitosa! E, sì, beh, recitazione abbastanza buona. Bene, questa è la scena dopo i titoli di coda e, secondo l'ordine del giorno, Victor vuole... Tutti e due. Tutti e due? Non sa che esisto, giusto? Scena 121A. I due Alex. Azione! Ehi, che ne dici se gareggiamo sul serio? Certamente. Ci vediamo al traguardo. Ah, sì! È ciò che speravamo di ottenere. Ciò che c'è all'interno esteriorizzato. Il conflitto reale. Il risultato inconoscibile. La mia opera magna. Antipatico e saccente.
E questa, con un po' di fortuna, è indubbiamente e positivamente la fine! Allora, Victor mi ha chiesto di partecipare al suo remake di Rendezvous. A quanto pare ha visto che cosa abbiamo fatto a Edimburgo. È una fantastica opportunità ed è tutto merito tuo. Sai, io avrei un'idea. Qualcosa a proposito di due gemelli che combattono il crimine. In auto? Ci sto. Dimmi di più.